Il futuro energetico italiano sarà necessariamente sempre più rinnovabile e sostenibile. In questa direzione è stato compiuto da Terna, la società che gestisce la rete ad alta tensione, un nuovo passo per un'opera di importanza strategica, il Tyrrhenian Link. Il Ministero della Transizione Ecologica, infatti, chiusa la fase di consultazione con amministrazioni e cittadini, ha firmato l'avvio del procedimento autorizzativo del ramo est, quella tratta dell'elettrodotto sottomarino che collegherà Campania e Sicilia. Si tratta di un'opera per la quale Terna investirà nei prossimi anni 3,7 miliardi, coinvolgendo circa 250 imprese. Un'infrastruttura che rientra nel piano di investimenti del gruppo guidato da Stefano Donnarumma, che ha registrato nell'ultimo trimestre una crescita di tutti gli indicatori economici, continuando nell'accelerazione degli investimenti. Partendo da maggio 2020 abbiamo deciso come Terna di imprimere un'accelerazione al nostro piano di investimenti che di fatto è aumentato di più del 20% nei 5 anni. È il sesto trimestre consecutivo in cui raggiungiamo e superiamo gli obiettivi non solo di carattere economico-finanziario ma anche nello sviluppo degli investimenti, che vede noi come elemento centrale della regia di transizione energetica del nostro Paese, nella consapevolezza che la decarbonizzazione del Paese è un target davvero fondamentale. Il Tyrrhenian Link consentirà una maggiore integrazione tra le diverse zone di mercato e un utilizzo più efficace dei flussi di energia proveniente da fonti rinnovabili, che sono in costante aumento. L'obiettivo è quello di rendere il sistema elettrico più sicuro ed affidabile, riducendo i costi per i servizi energetici e facendo così risparmiare i cittadini. La nuova interconnessione è un progetto all'avanguardia che prevede la realizzazione di due linee elettriche sottomarine che uniranno Campania e Sardegna alla Sicilia, destinata a diventare un vero hub energetico nel cuore del Mediterraneo. Lunga complessivamente 480 km, la tratta est unisce l'approdo siciliano di Fiume Torto, nel comune di Termini Imerese in provincia di Palermo, a Torre Tuscia Magazzeno, situata nel comune di Battipaglia, nel Salernitano. Dagli approdi, i cavi interrati invisibili percorreranno strade già esistenti, lasciando inalterati ambiente e paesaggio. L'opera sarà a regime nella sua interezza nel 2028, ma il primo dei due cavi del ramo est sarà operativo già a partire dalla fine del 2025.